Preghiera di supplica ai piedi di loto di Sicetania Maprabu. Mio caro Signore Sicetania Maprabu, si misericordioso con me, perché chi altro può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Infatti tu sei disceso proprio per aiutare tutte le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta e condizionata di me. Caro Signore Nityananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio, ti prego, posi il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Caro marito di Sita e Adveta Kosai, Sii misericordioso con me, perché solo grazie alla tua misericordia io potrò ottenere i piedi di loto di Sri di Sri Nityananda. E carisva rupa Damodara, sanatana gozvami, rupa gozvami, ragunata das gozvami, gopala batta gozvami, ragunata batta gozvami, diva gozvami e loca nato a Prabhu. Vi chiedo di essere tutti misericordiosi con me. Si misericordioso con me, sri sri nivaza Prabhu. Questo narotta ma desidera. Costantemente l'associazione con Sri Ramachandra Kaviraja. Omaghyanati Miranda Shya Gyananjana Shalakayaka Ksurun Militam Yenata Smai Sri Gurave Nama Gurave Gora Chandraya Radikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhakhtaya Tad Bhakhtaya Namunama namo Danyaya Krishna Prema Pradayate

मरामि रदं मधुरास्मि तस्यं वदामि रदं करुणाभरद्रं ततो मम न्यस्ति गतिर्ना कपि वराधे राधे राक्षमं हरिप्रिये पाइमं श्रीकृष्णापि ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया जय जय जाय जय नित्यनन्द जय द्वितचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय 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 नित्यनन्द Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jay Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna benvenute, e benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Capitolo sedicesimo: il Signore tenta di andare a Vrindavana. Migliaia e migliaia di persone vanno a trovarlo e dopo averlo visto non riescono più a tornare a casa. Tutte queste persone sembrano impazzite, non fanno che danzare e cantare il santo nome di Krishna. Talvolta si mettono perfino a piangere e si rotolano per terra. E queste erano le parole della spia mandata da questo Casi, da questo governatore musulmano, che resta impressionato da Siciliani dice: Adesso sta arrivando nel tuo, nel tuo territorio, nel tuo paese. In realtà è impossibile descrivere ciò che sta succedendo, bisogna vederlo, a giudicare dalla sua influenza. Sono convinto che sia Dio la persona suprema. Allora come fa una persona? Credetemi, eh, la spiritualità è una cosa che noi non possiamo chiudere dentro a una filosofia, a, a principi religiosi, perché è un'illusione. Eh? Confezionare l'idea di Dio è impossibile. Non c'è possibilità di fare questo. Questo qui è un, è un musulmano. Non ha mai, forse avrà sentito qualche volta parlare, visto che erano in India. Non segue nessun principio che sia tranne, sicuramente, una persona che anche lui ha, ha qualcosa di buono. Adesso, come fa a vedere questo in Siciliani, maprabh? Ma questa è una descrizione veramente di una persona che vede. E no, non è la prima volta che leggiamo di, di cose del genere, è successo tante altre volte. Tante, tante sono rare, però ci sono. Eta, Kahi, Sei, Ciara, Ari, Krista Gaya, Ase, Kande, nace, Baulera Praya. Dopo aver detto ciò il messaggero cominciò a cantare i santi nomi di Ari e di Krishna, si mise anche a ridere, a piangere, a danzare, a cantare proprio come un pazzo. Questa è la dimostrazione assoluta che noi siamo congeniti all'amore per Dio. È presente. Al di là di ogni, eh, questo mantra che cantiamo, che viene cantato al momento dell'iniziazione, pavitra pavitrova, puro o impuro, sarva vastam, puoi aver att attraversato tutte le condizioni, puoi aver fatto di tutto e niente, ma adesso yasmaret pundariga ksham savaya vyantara suci. Adesso fissati su colui che ha gli occhi di loto, Pundari Kaksha. Allora, in poco tempo, poi dipenderà dalla tua intensità, cosa significa che diventerai puro internamente e esternamente? Eh, ci sono tanti modi di vedere questo. Mm. Purtroppo la religiosità eh, a volte ti, ti imbroglia di più che, che, il, che il resto. No? Cosa significa che diventi puro? Che, che ti ritrovi la, la tua natura originale, mm. la tua relazione. E allora che cosa fai? Ti metti a cantare, mm. ti, ti metti a, a parlare al tuo amato. È, è, è una cosa naturale. No? Allora uno potrebbe dire, ma allora a che servono tutti questi principi, queste cose? E questo è molto raro. No? Ma, nonostante sia raro, esiste e ci dimostra una realtà. Capite? Se da nessuna parte esistesse l'oro o un diamante, eh, sarebbe inutile parlarne. Cioè, come faremo a parlare di ciò che non. Ma qualche duno ne ha trovato un po' e allora esiste. Hanno visto le, le qualità che hanno, hanno visto che un cristallo di diamante risplende più di ogni altra cosa. E quindi esiste. Hanno trovato l'oro e quindi esiste. No? Quindi, anche se è raro, esiste. È la realtà. Cioè la, la, la spiritualità, l'amore per Dio. Non può essere chiuso in un metodo, in una filosofia, in, in pratiche. No? Queste a volte ci, ci, ci drogano la mente, la, la, il cuore. Ne no? amagra, diventano, diventano più importanti di Dio stesso. No? E invece qui vediamo proprio questo che è stupefacente. E tasuni, Yavanera Mana Pirigela, Apana, Visva, udia, Stane, Patahila, Yavanera. Yavana. Eh. Yavana è una persona molto degradata. Qui lo mette come governatore musulmano. La religiosità allora ci fa pensare: oh, questo è meglio, questo è peggio. Il devoto non, non può più fare errori di questo genere. Aridastakur era un, un musulmano, allora sono, sono, sono mie, meglio gli hindu o i musulmani, i cristiani o gli ebrei, eccetera, eccetera. No? Questo è l'imbroglio della eh, cosiddetta religiosità. Eh? Kaitava Dharma. È un Dharma che imbroglia. Questo lo spiega lo Simad Bhagavat. A queste parole il cuore del governatore musulmano si trasformò. Inviò il suo segretario personale dal rappresentante del governo dell'Orissa. Vi ricordate, Marat Prataparudra aveva inviato i suoi rappresentanti a preparare la strada e a cercare di facilitare Cetania nel, nel attraversare questo territorio che questo governatore musulmano era veramente un approfittatore, un mascalzone. Ma chi vedeva queste qualità dentro di lui? No? Allora se noi ci fermiamo sempre all'analisi esterna della nostra intelligenza, siamo persi. Ma solo chi ha nel cuore, come vi ho detto, fino a che non troviamo un diamante, noi non possiamo capire che esiste una pietra del genere. Allora, fino a che non incontriamo il nostro vero cuore, la nostra vera coscienza, noi non abbiamo esperienza. E quindi continueremo a, a ragionare sulla base di ciò che abbiamo. E questo, anche se sofisticato, se più pure, è materialismo. Non ha nulla a che vedere, è una religiosità materiale, non ha nulla a che vedere con lo spiritualismo. E questo è molto diffuso, molto di più di quello che immaginiamo. No? In Kali Yuga soprattutto, è per quello che Siciliani ha dato un metodo così potente, il Santo Nome però anche il santo nome deve essere cantato con un sentimento che va al di là di tutto questo perché se noi mentre cantiamo il santo nome manteniamo delle discriminazioni non riusciamo a cantare il santo nome non cantiamo il santo nome ma cantiamo l'idea che noi abbiamo del santo nome allora il santo nome mantiene il Signore non interviene mantiene quella visione siamo noi che dobbiamo accettare l'abbandono è capire che realmente Krishna pervade ogni cosa, che il Santo Nome pervade ogni cosa. Non idealmente. Allora, se pervade ogni cosa, che differenza c'è fra un musulmano, un governatore musulmano e un puro devoto del Signore? Che differenza c'è? È che uno è tornato a rendersene conto, l'altro ancora no, ma potenzialmente... Eh? Il, il, il Ma non fa differenza è per quello che il Ma non può predicare cioè non può no, 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 nella, noi non riusciamo a comprenderlo è detto che Simati Radharani vede tutti che lei è la più grande lei offre tutto a Cristo ogni attimo ma vede gli altri superiori a lei nel servizio a Cristo. Questa è una caratteristica unica della Suprema Amante. No? Quindi il vero amante di Dio vede solo l'amore per Dio. Allora se vede solo l'amore, tutto è nell'amore per Dio. Sono solo sfumature tenui nel corso dell'eternità. Ma chi comprende queste cose? Chi le comprende? No? Allora c'è bisogno di tutto il metodo. Eh. Sì. Anche perché noi rimaniamo sempre più affascinati da, dall'esterno, dall'esteriorità, dalle idee che ci facciamo È dai programmi che dall'essenza. Se viene qualcuno e ci dà l'essenza, noi non riusciamo neanche a capire l'importanza eh, di quel tesoro perché eh, ci facciamo abbagliare dai finti tesori o dall'esterno, dall'esteriorità ancora ma qui Krishna Tatskavirat Goswami lo dice mm -hmm. io devo ringraziare tanto un devoto eh, Bhakti Raksakasidharma Rats che per la prima volta in lui leggendo ho colto questo aspetto prima non l'avevo mai colto mm -hmm. e lui diceva lasciate pure che mi critichino lasciate pure ma io lo devo dire perché gli dicevano ma chi capirà queste cose non mi interessa se non le dico per me è, è, è una sono un egoista ma io le devo dire noi le dobbiamo dire queste cose eh, ma cosa stai dicendo un musulmano e questo e questo sta dicendo questo lo dice la società di Cerita, ma la nostra mente è così potente che ti rigira anche questo. Uh -huh. Riesce a rigirartelo con il principio religioso. Visvasa Asya Prabhu racarana Vandila, Krishna, Krishna Kai, premi Il segretario musulmano andò a vedere Sicitania Mahrabhu. Dopo aver offerto i suoi immagini ai piedi di lotta del Signore, aver pronunciato il santo nome del Signore, Krishna Krishna. Che è molto raro, anche lui fu sopraffatto dall'amore dall statico. Dairia Ana Udiake Kai Namaskari, Thomas Tane, la Melecia di Cari. Dopo essersi calmato, il segretario musulmano offrì i suoi rispetti e informò il rappresentante del governo di Arissa. Sono stato inviato qui dal governatore musulmano. Tu mi ha di e yavana adikari yaha Prabhu Kemilila. Se siete d'accordo, il governatore musulmano verrà qui per incontrare Siceta Niyama Prabhu, poi tornerà indietro. Cioè, non solo, eh? e non, non perché i, i, i segretari di, di Marat Prataparuddha fa, hanno fatto qualcosa. Eh, questa è l'indipendenza del Signore, non dipende da nulla. Comunque il servizio ci hanno provato. Non solo eh, avrà il permesso, ma il governatore stesso verrà a incontrarlo. Eh, lui che si muoveva solo per approfittarsene. Vuotava le tasche di tutti quelli che passavano di lì. Capite? Cioè, dobbiamo veramente capire queste cose, no? E noi abbiamo bisogno di una pratica regolare, di coltivare certi principi, ma se non restiamo aperti nel cuore, mm -hmm. non, 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 non si espanderà mai, perché di nuovo ripeto che Sicetania è, è puro amore. Il puro amore, e vi prego di riflettere, di riflettere tutti, non può vedere altro che ovunque puro amore. Sono solo coperture esterne e come nuvole passeggere che passano e vanno. No? Ma la realtà è questa. In questo modo le anime che hanno questo desiderio di sperimentare anche l'energia inferiore del Signore, le sperimentano, no? proprio come una nuvola di passaggio, sperimenta. E poi dopo, grazie al Signore, eh, di nuovo rientrano nella loro. Eh, questo è assoluto. E il tempo che noi consideriamo è molto relativo. È molto relativo, adesso lo sentiamo molto pressante, forte su di noi. Il, il, il tempo ha un'influenza molto grande più si va verso il basso. No? Più si va verso l'alto, detto che a colocca, il tempo si nota per la sua assenza, perché l'eternità è stabilita nella sua funzione pura. No? Più si viene in giù, più si entra nel relativo. No? E il tempo allora diventa interminabile. Tu Miyadi, Yag Yadea. Etake Asia, Yavana di Cari, Aya Prabhu che Milia. Se siete d'accordo il governatore musulmano verrà qui per incontrare Cetania ma Prabhu e poi tornerà. Buta utcanta tan la Cariaci Vinaia, Toma sane e i sandi nai Yudda baia. Il governatore musulmano lo desidera molto e presenta la sua richiesta con grande rispetto. È una proposta di pace, non devo temere un attacco. Una cosa che mi sento di dire, anche nell'ambito devozionale dei devoti, queste cose vengono discusse pochissimo. No? Viene sempre preferito ciò che ci pone come favoriti, come supremi. No? addirittura di dire che il, il Krishna appare solo per i suoi devoti. In realtà sono tre le ragioni. Il no? principale eh, sarà anche proteggere i devoti, ma chi sono i devoti? Proteggere i devoti, ristabilire i principi religiosi, religiosi e non, come dicono alcuni, annientare, massacrare gli atei, ma liberarli. E quindi il Signore, se noi accettiamo il fatto che è chiaro che Lui è l'amore, non può discriminare in questo senso. E in più viene per distribuire questo amore che certo, è la sua minore. Assolutamente. Altrimenti qui non avrebbe senso. Perché questi non sono devoti, intesi come noi pensiamo. Non sono devoti. Anzi, sono anti -devoli. Quindi è importante riflettere molto su questo. Suni mahapatra kai ana vismaya ma diapa yavanera citta aice ke karaya. E ve l'ho detto, la, la città neceritamrita è rivoluzionaria. Lo simat bhagavatam è, è l'essenza, ma... Storicamente parlando è situato in una condizione che per noi, se non abbiamo, abbiamo sviluppato una certa, um, fam diciamo, familiarità, è molto di più difficile comprendere. No? Ma la città neaceritamente è molto più vicina a noi. Cioè sentiamo degli echi no? di realtà vissuta anche, lo vediamo anche adesso paesi dominati da, da altre eh, eh, definizioni che conosciamo eh, l'islam, i musulmani, gli hindu e questo e quell'altro. No. Invece Krishna appare nel passaggio tra la Dvaparayuga e il Karyuga 5.000 anni fa, è, è un po' lontano. No? Allora eh, Purtroppo la storia ci, ci, ci ha una certa influenza su eh, menti che ancora vivono nella storia. No? Allora dicono allora adesso, ma in realtà il principio è sempre lo stesso. No? Il principio dell'amore è eterno, non è che funzioni in un modo adesso e dopo, in una razza, in un'altra razza. Eh, quando si arriva al clou della situazione è quello. No? E quindi è rivoluzionaria proprio. Suni ma patra kae madiapa maya ma diapa, ya yavanera citta, il cuore di una yavana, yavanera citta, in realtà citta non è il cuore, il muscolo, no? Che caraia, yavanera citta, che caraja a quella richiesta il rappresentante del governo dell'Orissa, il Mapatra, rimase confuso. Pensava, il governatore musulmano è un ubriacone, un approfittatore, che ha trasformato il suo cuore. Apane ma prabu tandramana pirahila darsana smarane yandra Jagattar. Deve essere stato il Sicilitania Mahaprabhu stesso a cambiare la mente del musulmano. La sua presenza e perfino il ricordo di Lui liberano il mondo intero. Spiegazione. Da questo verso apprendiamo che il governatore musulmano era un accanito bevitore, ma in condizioni normali non avrebbe potuto trasformare una simile trasformazione. Ma quando Sijetanya Mahaprabhu riuscì, riu, eh, ma Sijetanya Maprabhu riusciva a indirizzare il cuore di qualsiasi persona verso la coscienza di Krishna. Perché? Perché è puro. Se noi cominciamo a pensare quello sì, quello è meglio, quello, quel, eh, ma quello, quello è un occidentale, quello è un indiano. Quella è una donna, una donna. Quella è una donna, un uomo, quello è un ubriacone, capite? Eccoci qua, eccoci qua. E questo è, è qualcosa che purtroppo a livello istituzionale viene fatto costantemente. Perché l'istituzione ha bisogno di regole, ma qui eh, quando dice Yavanera citta in qualunque cuore contiene questa essenza no? contiene questa essenza e allora andarla a scovare sotto la montagna di spazzatura no? serve Namomava Dagnaia. Molta misericordia, gentilezza e dolcezza, eh? Dina Bandu, per quello che noi lo cantiamo ogni giorno. Ma dobbiamo cogliere il reale significato di questo. Io sono il più caduto. Se tu vuoi aiutare un caduto, se ti senti meglio di lui, non lo potrai mai aiutare: mai, mai aiutare. E questo purtroppo è così apparente anche nella cosiddetta spiritualità. No? Allora non è questo un giudizio, una crisi, ma dobbiamo cogliere allora il significato del verso Trena da Pissone È detto che questa è la ghirlanda che dovremmo portare sempre al collo. Perché per chiunque non abbia queste caratteristiche può essere anche il maestro dei maestri non ha capito l'amore, non l'ha capito. No? Perché chi l'ha capito, allora come Krishna dal Scavirai Goswami, che ha scritto questo meraviglioso libro, dice io sono più basso di un verme negli escrementi. No? E alcuni invece sventagliano la loro gloria a, 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 ai tre mondi. Questa è la differenza. Cioè, sicuramente ogni, ogni cosa porta a un certo risultato, ma se noi vogliamo parlare di puro amore dobbiamo entrare in questa visione. Ci si può liberare dall'esistenza materiale col semplice ricordo del santo nome. Non è che lo sta dicendo qualche d'un altro. Allora, stamattina, guarda caso, proprio mentre cantavo pensavo proprio a questo, no? E vedevo come la natura della mente è quella di soffermarsi, come le mosche, no? Di soffermarsi su ciò che non è e dargli importanza. E allora noi invece di dare importanza al Santo Nome diciamo, eh ma guarda questo. Ma come sono? Ma dove sei, signore? Ma vieni ad aiutarmi, e lui è lì, è lì, no? Perché il Nama non è diverso da lui. Oh, signore, dove sei? Vieni ad aiutarmi. Questa è la mente, no? non è l'anima. No? Come si fa? E eh, Io lo, lo ripeto: è una cosa molto difficile anche per me. Ma non guardo in faccia nessuno su questo. Perché è un principio assoluto. Ti devi abbandonare. Cosa significa? Per fermare la mente abbiamo solo un modo, non ce ne sono altri: ascoltare attentamente il Santo Nome. Perché altrimenti la mente continua e, pens e penserà, quando sei fortunato, che ti porta nei lila del Signore. Ma non sono i Lila del Signore, sono la tua visione dei Lila del Signore. Questo tutti i nostri grandi acciari lo dicono. È l'imbroglio nell'imbroglio. Perché, perché i Lila si manifesteranno. Anzi, sono già manifestati appena tutti abbandoni al santo nome. Appena ti abbandoni al santo nome con l'ascolto, eh, ricordatevi il verso che ho citato prima, pavitra, pavitrovassal, gatto più, jasmaret, pundarikaksha, finito, se vai no a piantarasucci. Appena lo fai, sei libero. Non lo fai, continui la tua storia. Punto. E la cosiddetta religiosità ci porta a pensare che questa sia la perfezione, ma non lo è. Quindi, ci si può liberare dall'esistenza materiale semplicemente col ricordo del santo nome di Sicetania-Mabravo. Allora, uno dice: Ah, adesso penso a Sicetania, ma mentre pensa a Sicetania, permette alla sua mente di pensare a Sicetania. È per quello che il Santo Nome è così importante. Perché nel Santo Nome è detto che semplicemente lo devi ripetere e ascoltare. Non solo pensare. Lo devi ascoltare. Se non lo ascolti sarà il tuo pensiero. E sfido chiunque ad ascoltare veramente e a pensare. Non è possibile. Non è possibile. Quindi la mente, manastrai, il mantra, il vero mantra è fatto manastrai, mana trai. Cioè, ferma la mente e la purifica. Perché la mente ha una caratteristica, è chanchalama. Mm. Lei non si ferma mai, è la sua natura. La non si ferma. No. No, non puoi fermarla, sia nel positivo che nel negativo. Ma la puoi purificare con qualcosa di superiore. Vedete qui il cian, il, il, lo Yavana? Eh? Lui era un ubriacone che si approfittava di tutti. Ah. Passate nel mio regno e vi svuoto le tasche. No? Ma ha incontrato qualcuno che è riuscito a purificargli la mente, a fermargli. La città qui dice proprio, eh, Yavanera città. Eh? Chi ha trasformato il suo cuore? Allora, purtroppo, normalmente è un miracolo. Eh? Sicetania l'ha benedetta, ha trasformato il suo cuore. È vero. Ma sapete perché Cicetania riusciva a fare questo? Perché non voleva farsi un proselito. Lui ama, ama realmente questa persona. Non pensa, lui è degradato, adesso gli trasforma il cuore. No, semplicemente lui manifesta l'amore. Amore su chiunque, tutti, andava nella foresta, gli animali ricevevano l'amore, le piante ricevevano l'amore, no? tutti ricevevano l'amore. No? Se invece noi usiamo una tecnica, una filosofia, una religiosità, un Dharma non funziona, funziona solo all'esterno, ma prima o poi ci dovrà essere l'abbandono. Eh? Vediamo quanti ne ha purificati, quanti anche Naradamuni perché? Perché Naradamuni non era diverso dal da, da suo signore questo è il puro devoto il puro devoto è nel puro amore e manifesta solo amore quindi questo movimento per la coscienza di Krishna sta, si sta diffondendo in tutto il mondo ma neppure un solo Yavana eh, e Omlecha, ubriacone, avrebbe potuto cambiare, accettare la coscienza di Krishna senza la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu, senza comprendere questo principio. E lui l'ha espresso nei, nei suoi Sissastaka. In questi Sissastaka, lui ha messo tutto ciò che serve no? ed è detto che ciò che fa entrare in tutti gli altri è il terzo praticamente nel primo è un sommario, quindi in realtà le preghiere sono sette. Il secondo ci fa capire qual è il problema. Dice: "Tu hai messo c'è tutto nel tuo nome, ma perché non riesco a trarne beneficio?". È importante capire queste cose. E allora nel terzo ti dice qual è. Senza applicare il terzo, gli altri non sono realizzabili, nessuno, nessuno degli altri. Ma tanti passano al quarto, al quinto, al sesto, al settimo, che sono inattuabili. È impossibile attuarli. Allora noi ci dobbiamo concentrare sul terzo, più umili di un filo d'erba, più tolleranti di un albero, rispettare tutti senza chiedere rispetto perché se noi quando vediamo un musulmano diciamo è quello, non è un devoto è un musulmano, finito anche noi siamo nella stessa condizione non c'è speranza dice ma qui ci ha detto che eh, soprattutto se uno fa offese questi fanno offese criticano, giudicano. Vuoi, vuoi, vuoi vedere il male, vuoi vedere il problema va bene analizza il problema e buona fortuna ma devo farlo artificialmente? È quello che ci dice Bhakti Raskathasi maran e le scritture. No? E prega il Signore. E, e il, il punto è questo, no? Lo so che siamo tutti all'inizio, ma io vi faccio sempre questo esempio. Io sono alle pendici di un grande monte dell'Everest, ma mi devo concentrare sulla vetta. Se io mi concentro su tutti i problemi che ci saranno per arrivare alla vetta, non arriverò mai in vetta. No? Ma mi devo anche preparare per tutto il resto. E qual è la preparazione? Credetemi, la preparazione assoluta è il terzo, il terzo sissastro. Se c'è questo, perché i primi due non preparano niente. Vedete, il primo è un sommario di tutto quello che sono le preghiere. Ci dice le qualità di, di questo cito della pulizia del cuore. Il secondo ci dice qual è il problema. Ci sono sarva sacri, tutte le sacri nel santo nome, ma dur dai vami drisami Yajina nanura aga. Sono così sfortunato, nanura, che non ho nessuna attrazione. Perché? E ce lo dice nel terzo. Quindi vuoi l'attrazione? Devi seguire il terzo devi applicare il meglio possibile questo sexastica. Alcuni saltano e vanno agli altri, eh? pensano di poter amare Dio, ma non è possibile, non è possibile, non è possibile. E allora restano frustrati, perché prima o poi dovranno scontrarsi con questa realtà. Eta BALI visvera kaila vacana tandra asi karua prabu darasana. Dopo aver riflettuto il ma patra, informa immediatamente il segretario musulmano. È una grande fortuna per il vostro governatore che venga pure a trovare sicetania ma Pratita Ratita karia. Yadini rastra ana. ASIBEKA beka pancia sata. Brittia sanghelana. È sottinteso comunque. Che dovrà venire qui senza armi, potrà portare con sé sei o sette servitori, perché nell'esperienza. Allora, quello che sta parlando adesso è, 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 è una persona di governo, quindi conosce le cose, dice: Vabbè, adesso eh, ha questo entusiasmo, ma non è che poi alla fine tira fuori le armi, no? Eh, questa è la diplomazia. No? C'è Tania, i, i, i grandi santi non ragionano in questo modo, perché non ce l'hanno proprio in loro questo principio, non c'è più la diplomazia, non esiste. Perché se la mantieni ce l'hai e dopo in, ti influenzano. Lì c'è il puro amore, no? capito? Però qui è un diplomatico. Bis fasa sakala kaila indu besa dari se javanahila. Il segretario tornò dal governatore musulmano e gli ferì le notizie. Il governatore musulmano, vestito da Indu, andò allora a visitare Siceitania Mavra. Si era già messi il dote e il Kurta. Dura eh? hai te prabura dechi, brumete padia, dandavat care asru, asru Pulakita ana. Sembra di vedere quando Maddalena va a incontrare Gesù ed è l'unica dalla quale Asso, eh, lacrime escono dai suoi occhi che bagnano i piedi di Gesù. Vedendosi Cetania ma da lontano, il governatore musulmano si gettò a terra e offrì i suoi omaggi. Le lacrime gli salirono agli occhi e si riempì di un'intensa, e felice emozione statica. Eh? Casomai, gli altri governatori, quelli hindu mandati da Marat Prataparudra, rispettosi. Eh, a me piace fare questi riferimenti perché di solito non li facciamo. Ma non perché sono e eh, non lo so, mi vengono spontanei. Casomai, eh? Sono mandati da un puro devoto, per Prataparudo, perché ha avuto la trasformazione del cuore, servono sicitania, ma non hanno queste trasformazioni. Proprio come disse Gesù a, a chi lo ospitava, Simone, che quando arrivò Maddalena gli disse, ma Signore è inappropriato. Questa è una prostituta. E che cosa gli disse Gesù? Simone, ma quando io sono entrato in casa tua, mi hai lavato i piedi con le lacrime, me l'hai asciugato con i tuoi capelli, mi hai spalmato sui piedi l'unguento più prezioso e allora che stai a dire? Capite, questa è la religiosità. E quindi questo governatore musulmano ha una dimostrazione che supera, cioè è, è similare a quella. Mahapatra, Anila, Tandre, Karia, Samanna, Yoda, Ati, Prabhu, Agi, Laia, Krishna Nama, al suo arrivo il governatore musulmano fu rispettosamente condotto dal Mahapatra alla presenza di Siddhantani Amaprabhu, il governatore rimase in piedi a mani giunte davanti al Signore e pronunciò il santo nome di Krishna. Adama, Yovana Kule, Kea, Yanmahila, Viddimore, Indukule, Inanai Janmila, Janmahila. Poi il governatore musulmano chiese umilmente perché sono nato in una famiglia musulmana? Io sono un'anima, Capite? Il risveglio dell'amore cosa ci porta? Questa è considerata una nascita inferiore. Perché la Suprema Provvidenza non mi ha permesso di nascere in una famiglia indù? No. Ecco. Che differenza c'è? Che differenza c'è? Ditemelo voi. Eppure andate è la, là. E, 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 non so in quale quantità anche degli spiritualisti in India fanno questa distinzione. E come è possibile questo? Hindu aile paitama tomara charana sanidana, varta more e yuka parana. Se fossi nato in una famiglia indù sarebbe stato facile per me rimanere accanto ai tuoi piedi di loto. Poiché il, mio corpo ora in... Poiché il mio corpo è ora inutile, vorrei morire immediatamente. Allora dobbiamo riflettere, perché subito ripartiamo per l'analisi. Ma lui non ha avuto bisogno di nascere in una famiglia hindu. Capite? Subito la nostra analisi... Oh, ma allora sono fortunati gli Hindu. Lui non ha avuto bisogno. Il ridastakun non è nato in una famiglia indo ed è una Capite, questa è la mente. Però lui ha il cuore, no? E adesso deve cogliere ancora il senso. Sentiamo poi che cosa gli dirà. E Tasuni Mahapatra avista ana, prabu che carena stuti sarana nadaria Sentendo le parole umili del governatore, il Mahapatra fu sopraffatto dalla gioia. Afferrò i piedi di loto di Sicitania Maprabhu e cominciò a offrire queste preghiere. Chandala, pavitrayandra Nama, Sravane, ena tomare, e jiva paella darasane. È sufficiente ascoltare il tuo santo nome e anche un chandale, il più degradato tra gli uomini, là, è, è, è come considerano i musulmani in India, gli Hindu. Anche un chandal, il più degradato tra gli uomini, può essere purificato. Ora, quest'anima condizionata ha ottenuto di stare alla tua presenza. Innara e gati, ite chi vismaya, tomar darasane, prabava e imata aya. Non è strano che questo governatore musulmano abbia ottenuto un simile risultato. Basta guardarti perché tutto diventi possibile. Jan namadeya sravana kirtanad yat pravanat yat smaranad apik vachit svada pisadya zwanya kalpate kutapunate bhagavan nadarsanat nadarsanat scusate per non parlare dell'avanzamento dell spirituale delle persone che vedono direttamente la persona suprema perfino un uomo nato in una famiglia di mangiatori di cani diventa immediatamente degno di celebrare i sacrifici vedici se pronuncia anche solo, una sola volta il santo nome di Dio. La persona supremo parla di lui, ascolta i suoi divertimenti, gli offre i suoi omaggi o anche solo lo ricorda. Allora quante volte noi l'abbiamo fatto questo, eppure ancora eh, la nostra mente ci imbroglia. Eh, questo è il punto. E lo dice, lo dice il secondo Sissastaka. Perché questo imbroglio? Perché questo Durdaiva? No. E eh, la ragione è che ci inorgogliamo di questo. È tutto lì. Eh, durdaiva, Durdaiva significa proprio questo. No? Nonostante che abbiamo questa fortuna, e poi conteniamo i giudizi, le critiche. E così non funziona. Fino a quando non lo smettiamo. Allora più, più umili di un filo d'erba, più tolleranti di un'altra. Non è che cambia qualcosa. Cioè il Signore è sempre lì, no? Ma noi non gli permettiamo di entrare. Lui è lì che bus, è proprio pronto. No? Noi non glielo permettiamo. Non è lui, capite qual è l'ignoranza più grande? Noi pensiamo che il Signore è lontano, perché non viene? E lui è lì, che vuole entrare. E perché non viene il Signore? Sei proprio cattivo. Capite? È esattamente l'opposto. Perché? Perché manteniamo le offese? Eh? Quel verso lì è così chiaro, ma viene mal interpretato. Nam nam tu nel tuo nome, come dice qui, ci sono tutti i poteri. Non ci sono problemi di tempo, di circostanza, sporco, non, non sporco, pulito, non pulito. Quindi tutti. Tutti i cerimoniali vanno, al, a, a, vanno buttati fuori. Per il Santo Nome non c'è bisogno di nulla. Puoi aver fatto la doccia, non aver fatto la doccia, puoi aver mangiato, non ti preoccupare. Perché se ci fosse una regga così, allora sarebbe disponibile solo a, a quasi nessuno praticamente. Invece quello è stato offerto a tutti. Ma allora qual è il problema? e Smaranena Kala. Etadrisi. Allora, nonostante tutto questo, che c'è tutto, etadrisi. Etadrisi. Kripa Bhagavan Mamapi. Questa grande kripa, questa misericordia che sei sempre lì a bussare. Durdaiva. Io sono un Durdaiva. Eh? ed analizzare molto bene questa parola. Si, si, in poche parole significa il mio cuore duro. Perché mi penso meglio? Io sono meglio dei musulmani, sono un devoto, vivo a Radakunda, sono molto meglio. Sbagliato, Durdaiva. Se tu vivi a Radacundi hai questo pensiero, non stai vivendo a Radacundi, è sbagliato, no? E allora lì non entra, non entra, ma appena, più umile di un filo d'erba, più tollerante di un albero, rispetti tutti senza chiedere rispetto in qualunque parte del mondo del, o dell'universo sei, il Signore entra. Allora non sarà più Nanurag. Nanurag significa che non ho attrazione, ma diventa Anurag. E come è successo al governatore musulmano? Che la prima cosa che dice, sono un mascalzone, è per questo che sono nato in una famiglia indesiderabile. Non dice, no, ma io sono un grande. Tante volte eh, eh, tanti l'hanno affrontato così, no? E' per quello che non sono degni. Ma io, eh, quel Brahmana che diceva, come? C'era un Bramana che abitava di fronte a una prostituta. A un certo punto, arriva, al momento della morte, arrivano gli amaduta, bussano alla sua porta, aprono e dice. E siamo venuti a prendere, ma guardate che avete sbagliato indirizzo, abita di fronte a me è la prostituta. E ve la mettono per scherzo, no? Questo viveva in un luogo santo, uh -huh. era un Brahma che seguiva tutti i principi. Dice, no, 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 abbiamo questo indirizzo. No? E in quel momento, guarda caso, lasciò il corpo anche la prostituta e lui vide che invece da lei... Andavano e vi sono dovute a prenderla perché lei era una prostituta. Ma diceva: 'Oh, che sfortuna, sono nato in questa condizione! Ho dovuto fare 'Signore, ma tu sei così misericordiosa, così dolce'. Quindi lei meditava sempre positivamente sul Signore. E invece il Brahma che cosa meditava? Ma guarda che sfortuna, sono nato di fronte a, a una prostituta e lei meditava sempre sulle cose cattive qualità della persona che va di fronte. invece lei pensava, guarda che fortuna, nella mia fortuna sono nato di fronte a un brahmana che fa tutti i giorni sacrifici, offre i fiori, fa le cerimonie. Allora che cos'è il vero servizio devozionale? Eh? È, qua, è La mente è positiva. Sul, sulle qualità, non vedere il, il negativo. E quindi, perfino nati un, un, in una famiglia di mangiatori di cani, diventi immediatamente degno di celebrare i sacrifici vedici, si pronuncia anche solo una volta il santo nome di Dio, la persona suprema parla di Lui, ascolta i suoi divertimenti, gli offre i suoi omaggi o anche solo lo ricorda allora la mente si purifica. Questo è un verso tratto dal Bhagavatam. Secondo questo verso non importa in quale posizione si ci trovi. apavitrapa, Pavitra, Pavitra, Sarvavastam, anche la persona più degradata. Ma allora ci crediamo o no? E chi siamo a noi per dirgli sei un mangiatore di cani? Sei una per degradato? Vergognati. Un ciandalo, un mangiatore di cani, se si dedica al canto e all'ascolto del santo nome diventa immediatamente degno di celebrare ogni sacrificio vedico. E questo vale soprattutto nelle radicali. Una persona nata in una famiglia di Brahmana non può celebrare i sacrifici vedici finché non sia adeguatamente purificata e ha tenuto il filo sacro. Secondo questo verso, tuttavia. Risulta chiaramente che perfino il figlio di persone degradate può celebrare immediatamente i sacrifici. Se canto, ascolta sinceramente, non durdaiva. Sinceramente, il santo nome del Signore. Questa è la prova. Svado pi sadhyasvanayakalpaté. Si può essere situati in una famiglia di mangiatori di cani degradata, ma è sufficiente cantare il MAMANTRA per poter celebrare i sacrifici. Vabbè, l'ultimo verso, poi domani l'altra parte. E ve lo, ieri ve l'avevo detto, è, è qualcosa che la Cetanea Ceritamita ci strabiglia, ma noi non possiamo solo, oh che bello leggerla, dobbiamo provare ad applicare. Eh, questo è uscire dal principio d'Urdaiva, Tabe Ma prabhu, Tandre kripa, dristi kari asvaja cari, tu Krishna Kari. Allora Sicitania Ma Prabhu rivolse uno sguardo misericordioso al governatore musulmano. Dopo averlo rassicurato, gli chiese di cantare i santi nomi di Krishna e Ari, per la sua misericordia e per la sua misericordia che il Ma Prabhu consiglia a tutti, compresi Chandala Mlecha e Yavana cantate il santo nome del Signore. In altre parole, chi si dedica al canto dei santi nomi di Krishna Ari, ha già ricevuto la misericordia di Sicetania e Mahaprabhu. Ma allora perché tarda ad arrivare? La, la risposta purtroppo è molto dura e semplice, perché non cantiamo a re Krishna? Ma come? Canto sempre a re Krishna, non cantiamo a re Krishna. Eh, eh, Bhaktisiddhanta dice che noi potremmo cantare in questo modo per migliaia di vite e non ottenere il puro amore. È impersonalissimo. In eh, sì. Perché? Per, eh, sì. Perché basterebbe, un, eh, eh, ed è detto che non, eh, non, è non, no, non, non occorre un puro Nama, ma un Nama-Bhasa. nama, no? nama un'apparenza del puro nome per fare tutto quello che abbiamo detto. E quindi quando si dice che basterebbe un canto, un canto nel Nama Basa, perché il puro nome può essere cantato solo con il puro amore, no? Quindi per noi non è possibile cantare il puro nome, ma il Nama Basa. E il Nama Basa è quando, anche solo idealmente, noi accettiamo il fatto del Trinidad Piba. No? Allora, in quel sentimento lì... Si canterà e non che a allo, ah, allora no, Krishna, Cetania è già lì, è già lì, noi aspetta. Allora entra. Eh, già ricevuto ora la richiesta di Cetania Mahaprabhu di cantare il santo nome di Krishna è estesa a tutti gli abitanti del mondo attraverso questo attraverso il movimento per la coscienza di Krishna. Chiunque segua. Gli insegnamenti di Chaitanya sarà certamente purificato e chi canta sinceramente il santo nome, senza commettere offese, è già superiore a qualunque tipo di Brahmano, sanyasi o altro. Purtroppo in India ci sono molti sciocchi e mascalzoni che non permettono ai Vaishnava. Anche occidentali di tutto il mondo, di, di entrare nei loro templi, pensando che sono inferiori. Questi non hanno compreso questi insegnamenti. Come già detto, -de Dukirtanat, che chiunque canti il santo nome immediatamente trova rifugio. Allora i devoti cantano il santo nome ed è anche c'è una delle offese, non parlare delle glorie del Santo Nome significa che non è che non puoi dire cantare Krishna, ma non soffermarti troppo a parlare delle glorie del Santo Nome, perché se uno potrebbe fare offese al Santo Nome se non accettasse, no? Ma se gli dico così: anche con la chitarra, dice: canta, cantiamo Re Krishna, dice, Hare Krishna, allora dice Rare Krishna: può essere chiunque, non è, non è quello il problema. E anche quando incomincia a cantare, ancora anche Durdaiva, perché quel, quel verso lì è fatto, Cetania è fatto per portarci alla purezza più pura. No? Ma anche se solo lo cantiamo, con tutte le motivazioni entriamo nella, nella, nella famiglia. Eh? È detto che il Vaishnava è colui che canta anche solo una volta il santo no, anche non puramente. No? Quindi è una grande fortuna poter ricevere. Ah. Dopo scopri questo: dici: ma come mai sto cantando Hare Krishna e non sto ottenendo? Allora vai a indagare, fai le domande, e se c'è ti dici il perché nel suo secondo sissastra. Allora proverai a migliorare, sì. trina da e quando lo farai, si manifesta. si manifesta. Bene, buona giornata a tutti, grazie sì. infinite sì. per la vostra preziosa associazione, domani continuiamo in questo strabiliante viaggio è che il Signor Cetania ci offre ogni sì, questa giorno. Questa sera la diretta, forse. Ah, questa sera, sì, la diretta. Bene, buona giornata, rade